Buonasera amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento con i miei 3 gran minuti, che questa sera sono dedicati ovviamente alla partita Juventus-Atalanta terminata 2-2. Inizio subito col dire che non so voi, ma io mi sarei aspettato onestamente un altro tipo di partita, un altro tipo di Juventus. Non è andata come speravo, come pensavo, però alla fine, alla resa dei conti, portiamo a casa questo 2-2 che è un risultato tutto sommato positivo, soprattutto alla luce di come si era messa la partita e sicuramente alla luce dei risultati che sta ottenendo la Lazio in queste ultime giornate. Lazio che ha raggiunto quest'oggi la terza sconfitta consecutiva e Juventus che aveva nelle proprie mani la possibilità di veramente porre fine alla voce scudetto. Ma non c'è riuscita, non c'è riuscita perché nel primo tempo è scesa in campo in maniera probabilmente troppo contratta, è una squadra che a livello mentale è debole, è una squadra che anche questa sera ha dato la netta sensazione di avere al di là di una condizione fisica non ottimale, proprio anche una condizione mentale che diciamo, la condiziona, quasi come se avesse la sensazione di aver paura di farsi sfuggire l'obiettivo dello scudetto. L'Atalanta è andata a chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie a Zapata e poi nella ripresa abbiamo visto una Juventus leggermente diversa che ha avanzato il proprio baricentro, che ha cercato di rimediare ad un pessimo primo tempo giocando con una maggiore intensità. Sicuramente non una bella Juve, una bella partita con una grandissima Atalanta. Juve che è pervenuta al pareggio grazie al gol di Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore, uno di quei rigori che da regolamento ci sta, ma che io personalmente non fischierei, non sanzionerei. Ne sono stati fischiati tanti contro la Juve quest'anno, tanti ad altre squadre, se non sbaglio siamo a 51 rigori per falli di mano, però questi sono calci di rigore che lasciano un po' il tempo che trovano. L'Atalanta era tornata in vantaggio con Malinowski, bellissimo gol il suo, e poi al 90esimo. E a quel punto lì, quando la partita sembrava chiusa, un fallo di mano in area di Muriel, questa volta netto, indiscutibile, ha regalato a Cristiano Ronaldo la possibilità di realizzare il suo 28esimo gol in 28 giornate, di arrivare a un punto, diciamo, dal capocannoniere immobile, fermo ormai da diverse giornate a 29, e di seguire il sogno di poter vincere la classifica cannoniere in Italia. Ecco, della giornata di oggi prendiamoci il buono, ovvero l'aver allungato sulla seconda in classifica la Lazio di un punto, di aver, non dico ipotecato lo scudetto perché mancano ancora 6 giornate e ancora non è fatta, sarà fondamentale mercoledì con il Sassuolo e poi lunedì con la Lazio, però insomma in una situazione in cui l'Atalanta ci è stata nettamente superiore, onore al merito veramente ai Bergamaschi e a Gasperini, portiamo a casa un punto e voltiamo pagina. Ritorniamo in carreggiata, io vi saluto, vi auguro una buonanotte, grazie per avermi seguito, mettete like al video se vi è piaciuto e se vorrete iscrivetevi al canale. Ciao, buonanotte. Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!